Aumentano le attività di sala operatoria per abbattere le liste di attesa in neurochirurgia relative a patologie complesse. Ad annunciarlo ai nostri microfoni il direttore dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, Maurizio D'Ambrosio. La decisione arriva dopo un incontro con il responsabile del servizio di anestesia e rianimazione ed il primario di neurochirurgia. All'indomani della denuncia su Facebook, ripresa dalla nostra emittente, del dottor Gennaro D'Acunzi, neurochirurgo del nosocomio Nocerino, che aveva lanciato l'allarme sul social network, segnalando la riduzione delle sedute operatorie per la neurochirurgia a seguito di una rimodulazione del servizio. C'è stata una rimodulazione. I neurochirurghi, rispetto a questa rimodulazione, hanno fatto presente di avere delle necessità, impellenti, perché abbiamo delle liste d'attesa per patologie molto complesse, importanti, necessarie, che non sono differibili, quindi è proprio di ieri un incontro fatto col responsabile del servizio di anestesia e rianimazione, col primario della neurochirurgia, abbiamo trovato uno spazio aumentando ovviamente le attività di sale operatorie rispetto all'orario, diciamo, almeno per abbattere queste liste d'attesa per questi pazienti che hanno necessità di essere sottoposti a intervento.